Bentornate care telespettatrici, bentornati cari telespettatori per una nuova emozionante, simpatica, originale puntata di Dottor Wisp. Oggi abbiamo un ospite particolarmente sportivo, particolarmente importante e ringrazio Gianpaolo Calvarese di aver accettato Buongiorno, il mio buongiorno a invito, voi. l'invito di tutto il Grazie a te, comitato Alberico, Wisp. grazie a voi. E ti conosciamo come arbitro perché tale sei anche ad altissimi livelli, Giampaolo. Non parliamo delle tue imprese in campo, altrimenti la puntata vola via, ma tu sei anche fondatore di un'azienda importante, molto vicina al mondo dello sport, che si chiama Aperegina e fondamentalmente lavora, presenta, offre tutti i vari prodotti dell'alveare. Non è un nome a caso, però io andrei un attimo a specificare quali sono i prodotti dell'alveare. Sì, allora, i prodotti dell'alveare in realtà parliamo, il più conosciuto è il miele, parliamo del miele, pappa reale, polline, propoli. Mi fermo qui, non ti metto la cera proprio perché questi sono quelli che possono essere ingeriti, possono essere usati come integratori, possono essere alimenti validissimi, non solo per gli sportivi ma per tutti. Ma andiamo per ordine, perché ognuno Andiamo per ordine. ha delle peculiarità in Io realtà. andrei per ordine, Giampaolo, ma ripartirei proprio dall'alveare, perché oggi è universalmente riconosciuta la figura dell'ape, quindi dell'ape regina, come un indice proprio di qualità del territorio. È così oppure è un luogo È comune? assolutamente così, per usare un termine calcistico ti ringrazio dell'assist, perché in realtà l'ape ormai è la cartina al tornasole dell'ambiente, qualsiasi attività che si possa intersecare su un criterio ambientale fa riferimento alle api. Mi viene in mente Italy, Fico a Bologna, ma anche McDonald's addirittura, che in Svezia ha voluto fare un alveare particolare per la salvaguardia delle api, tutti sono d'accordo nel riconoscere che dobbiamo salvaguardare la vita di questo insetto perché davvero è l'indicatore che abbiamo in natura per capire la qualità di questo ambiente particolare, che sia mare, montagna o qualsiasi altro ambiente. Se paradossalmente un ambiente non fosse salubre e quindi ci fossero degli inquinamenti particolari, un'ape, che vorremmo impiantare in quell'ambiente, cosa farebbe? Cosa accadrebbe? Allora, è una cartina al tornasole perché purtroppo è brutto da dire, ma l'ape muore, quindi abbiamo una moria delle api non indifferente, soprattutto su ambienti non contaminati, è un termine brutto, ma Certo. ambienti poco salubri. Quindi per poco salubri potrei dire anche ambienti con smog, non solo Certo. con inquinanti particolari. Ed è per quello che è universalmente riconosciuto il ruolo dell'ape sotto questo punto di vista. Giampaolo, io mi tufferei subito a presentare questi quattro semplici ma importantissimi prodotti perché vorrei spiegare tanti, anche diciamo andare a discernere alcuni luoghi comuni partendo proprio dal miele. Innanzitutto vorrei capire il miele in un'arnia, quante volte l'anno o quante volte al mese si riesce a produrre? Allora, generalizzare non va mai bene perché il miele è un po' come il vino in realtà, quindi non dico che ha caratteristiche autoctone, ma in un ambiente soleggiato, magari rispetto a un ambiente freddo come una montagna, può essere gestito l'alveare in maniera diversa. Però io dico che un paio di volte smielare all'anno si può fare e va bene, quindi un paio di volte l'anno forse è la cifra giusta per raccogliere il miele. La domanda che mi fanno in tanti è: ma poi alla fine questo miele che finisce nel barattolo che noi custodiamo Sì. in maniera così, come si fabbrica? Cioè, come fa l'ape a È da cosa parte e cosa fa? la lavorazione più semplice che c'è da parte delle api e da parte dell'apicoltore, nel senso che il miele viene raccolto nei telaini dell'alveare della cassetta delle Certo. api e una volta riempito, le cellette esagonali vengono riempite e viene opercolato con una cera per far sì che venga chiuso ermeticamente. Dopo lì noi lo andiamo a prendere, lo portiamo in laboratorio, leviamo, disopercoliamo, il termine tecnico, questa cera che chiude le cellette, lo smieliamo per centrifugazione, quindi va a sbattere contro le pareti di uno smielatore e viene raccolto. Viene un attimo fatto decantare ed è già pronto. Ma è vero che il miele poi fondamentalmente è così leggero e si digerisce così bene perché è già stato digerito dalle api? Allora, prima ti faccio una piccola
Piccola premessa, una curiosità, veniva chiamato il nettare degli dei, è una sostanza scoperta tantissimi anni fa, migliaia di anni fa, proprio per questo, assolutamente vero, assolutamente biodisponibile, assolutamente energetico, perché principalmente 80-85% è formato da zuccheri diversi come glucosio, fruttosio, galattosio, ma sono zuccheri, quindi è una grandissima energia e un ottimo sapore che giusto, non guasta, è per quello anche il nettare degli dei. Vedo nella slide che tu ci hai preparato, in fondo ci sono delle curiosità. Quali potrebbe essere una curiosità interessante per quanto riguarda il miele? Allora, il miele non è tutto uguale, non solo per la qualità, ma per l'ambiente, come ti dicevo. C'è il miele di Manuka, che adesso va molto in voga, ha delle caratteristiche incredibili nutracetiche, ma c'è anche il miele invecchiato, il miele in barrica addirittura. Quindi sì, il miele sostanzialmente, se deriva da un ambiente floreale, da un ambiente incontaminato, sicuramente è buono, ma ha mille sfaccettature, migliaia di sfaccettature, non solo a livello di caratteristiche organolettiche e quindi effetti sulla salute, ma anche a livello di papille gustative. Domanda luogo comune: il miele è il polline digerito dalle api? Assolutamente no, no, non direi. Che cos'è il polline? Allora, il polline è qualcosa che tu, io, anche i bimbi possono vedere sui fiori. Il certo, polline viene raccolto dalle api. Per essere portato dentro la cassetta viene immagazzinato e incastrato su delle zampette, tante volte si vede, sono proprio delle palline gialle. Sì, spesso capita. E gli apicoltori, anche qui la lavorazione è molto semplice in realtà. Gli apicoltori mettono delle piccole trappole all'interno, anzi all'esterno della cassetta, trappole un po' brutto come nome, ma trappole per il polline, non certo, per le api. Vuol dire che l'ingresso forzato all'interno dell'alveare fa sì che... È talmente stretto... Che questo polline viene scrollato e cade in una cassettina. Quali sono le proprietà e a chi potremmo consigliare di assumere polline? Il polline, anche qui ti dico una cosa, oltre a essere ricchissimo di bioflavonoidi, polifenoli, carotenoidi, oligominerali, oligoelementi, il polline nessuno sa che è ricchissimo di amminoacidi. Tu pensa, Alberico, che 100 grammi di polline equivalgono a 7 uova come amminoacidi o 500 grammi di carne rossa. Addirittura. È un elemento proteico e va trattato con le dovute cautele, perché quando viene raccolto in queste cassettine che ti dicevo, poi comunque è umido e quindi potrebbe avere batteri, muffi, insomma va trattato in un certo modo, però è un elemento ricchissimo di proteine e di amminoacidi. Quindi uno di quegli elementi che non è riconducibile ad uno zucchero o qualcosa di zuccherino, ma sicuramente un elemento ricco di proteine che quindi va anche a bilanciare un alimento, potrebbe anche essere un elemento che bilancia un'alimentazione. Assolutamente sì, assolutamente. Assolutamente sì, la caratteristica proteica del polline è veramente spiccata rispetto a quello dei carboidrati, anche una piccola fonte di grassi, perché no? Però ti devo dire che oltre alla fonte proteica e quindi alla fonte degli amminoacidi, essenziali e non essenziali, devo dirti che anche grandissimo, è un grandissimo multivitaminico, quindi vitamina A, quindi, sì, vitamina E, vitamina del gruppo B, potassio, magnesio. Però abbiamo detto il polline poi è essenzialmente una sostanza vegetale, perché è tutto di derivazione dei fiori, l'ape la raccoglie e basta. Assolutamente sì, è quello che fa la differenza, perciò all'inizio ho sgranato un po' gli occhi, tra virgolette, perché non c'entra niente, è un prodotto dell'alveare, ma non un prodotto delle api. Giampaolo, in una società in cui tutto è commerciale, no? In cui tutto ha un prezzo e non riusciamo neanche a monitorarlo, tanti mi chiedono, e io ovviamente approfitto di un esperto come te, perché la pappa reale ha un costo così elevato e se è comunque paragonabile al valore della pappa reale? Assolutamente sì. La pappa reale, ti parlavo di lavorazione prima, proprio perché è una lavorazione enorme. Facciamo una piccola distinzione: la pappa reale nostrana, italiana, incontaminata ha un valore enorme, perché quella cinese ha un altro valore, ma purtroppo abbiamo visto nel tempo che ha delle sostanze dentro che non... inficiano proprio la pappa reale e non è degna di essere chiamata pappa reale, perché okay, anche deve avere delle proprietà. Assolutamente. Ha questo valore perché la lavorazione consta almeno di 2-3 giorni, ossia va resa la cassetta orfana e la cassetta è stata orfanità, allora alimenta le api con pappa reale. Ovviamente devo chiederti,
cosa significa rendere una cassetta allora, delle api orfane? Hai ragione, ti chiedo scusa, faccio un passo indietro. La civiltà delle api è una civiltà bellissima, entusiasmante, tutti hanno un ruolo e c'è la peregina che ha in mano una sola peregina a tutte le migliaia di api. Nel momento in cui le Quante api... Quante migliaia di api? Anche 20.000, 30.000, poi dipende il periodo, se è una buona famiglia. Ah. Che succede? Che una volta che le api si rendono conto che la cassetta è orfana, iniziano ad alimentare le larve con pappa reale, non solo i primi 3 giorni, come succede poi anche per le api normali se non dovessero alimentare la peregina, ma la inizia a alimentare sempre a pappa reale, perché le api normali vengono alimentate all'inizio con pappa reale, poi polline e miele. Allora sì. Che fa l'uomo? Crea questa orfanità, quindi fa sì che la cassetta sembri che non abbia una regina, con una struttura ben precisa. Vanno in laboratorio, prendono delle larve microscopiche, appena nate, di micron, e le mettono dentro dei cupolini come fossero gli dittali della nonna, ti ricordi? Certo. Ci mettono un po' di pappa reale, la riportano dentro la cassetta e le api allevano quelle larve con pappa reale. Dopo 70-72 ore, e quindi capisci che passano dei giorni, certo. E soprattutto le ore non sono dette a caso, prima non va bene, dopo non va neanche bene, quindi c'è un timing, è un periodo ben preciso, ben determinato. Tornano all'alveare, riprendono i cupolini, levano le larve e prelevano la pappa reale. Ma se il polline viene preso sui fiori, la pappa reale, le api dove lo prendono? La producono con le loro ghiandole salivari, non solo, viene prodotta solo esclusivamente dalle Quindi api. Quindi è proprio un prodotto delle api. Assolutamente, un prodotto delle api che ha, ti dico la verità, dei risvolti incredibili, veramente un superfood, ha delle curiosità qui. Da impazzire, basti pensare, se te lo posso dire, come se due gemelli nati, due larve, due gemelli che nati, d'altronde è così. È così. Due gemelli, uno viene alimentato a pappa reale, uno no, così la larva alimentata a pappa reale rispetto a quella non alimentata a pappa reale, l'ape regina che si svilupperà alimentata sempre a pappa reale diventa il doppio e vive 4-5 volte rispetto a quella che non ha preso questo alimento. Tu pensa che differenza che potenziale proprio. Esatto. Però a questo punto mi viene da chiederti se si può addirittura andare ad un eccesso di assunzione di pappa reale, ossia se ci sono delle controindicazioni dopo un certo quantitativo. Ti dico, te l'ho chiamato superfood, però non è un farmaco, quindi non ha dei claim, se mi parli a livello scientifico, ma sicuramente non ha delle controindicazioni anche per grammi, quindi magari hanno fatto delle sperimentazioni anche per il tumore, anche tumorali, ha caratteristiche caratteristiche energetiche, ma sono sperimentazioni, non voglio vantare claim di questo genere perché non è un farmaco, però sicuramente non ha dei claim negativi. Giampaolo, è talmente affascinante, poi da trasudi proprio di passione per questo settore, che ci stai facendo dimenticare l'arbitro che ho di fronte. Però purtroppo la puntata volge al termine, ma non possiamo non parlare della propoli. Alla propoli io credo che tutte le mamme l'hanno utilizzata per i bimbi quando avevano da piccoli. Ma è proprio quella l'indicazione? Assolutamente. La propoli in soluzione alcolica, un ottimo antinfiammatorio, stretto alleato del caporale, perché c'è un acido, l'acido caffeico, che dà questa proprietà incredibile a propoli. E quindi credo che qualsiasi madre ha avuto uno spray per il figlio della propoli, anche se ha altre caratteristiche, perché la propoli è anche ricca di bioflavonoidi, è un elemento che può essere utilizzato a 360 gradi a tutte le età. Perfetto, io dopo questa bellissima puntata non posso che ringraziare Giampaolo, ovviamente sarai di nuovo ospite nostro perché saranno tante le domande che mi arriveranno un po' dovunque, e saluto ovviamente tutti i telespettatori e le telespettatrici di Dottor Wisp, e insieme a Giampaolo diamo l'appuntamento alla prossima puntata di Dottor Wisp. Arrivederci e grazie.